Giovanni Vitaloni, presidente Mido Anfao. Sono venuta apposta qui per poter fare un'anteprima di Mido 2020 e raccontare quale sarà la meraviglia di questa edizione del cinquantenario. Mido 2020 Golden Edition, quindi un momento d'oro. E ti ringrazio per aver fatto tanta strada e per esserci venuta a trovare, e mi hai trovato, quindi questo è positivo. Mido 2020 è un momento storico per la manifestazione, ma direi anche per l'occhialeria e l'industria italiana. Mido ha accompagnato per 50 anni la nostra industria, l'ha vista crescere, l'ha aiutata a crescere dal 1971 a oggi con una determinazione e un entusiasmo che raramente credo si incontri in manifestazioni fieristiche, tant'è che noi non parliamo di fiera o di show, ma di evento. Quindi questo cinquantesimo dovrà essere un punto non di arrivo, ma di ripartenza per proiettarci nei prossimi 50 anni. Tante saranno le iniziative intorno alla fiera, alcune segrete su cui dobbiamo creare il suspense, altre che possiamo iniziare a raccontare. Noi avremo due pubblicazioni importanti che racconteranno la storia dei 50 anni di Mido, una romanzata molto interessante che è stata scritta da Adriano Moraglio, e poi la storia dell'ottica del professor Maffioletti dal 1300 a oggi. Avremo un evento per gli espositori e visitatori in fiera il 29, quindi la prima giornata della manifestazione. Noi alla sera troveremo un momento per premiare tutti i miei predecessori, quindi quelli che hanno fatto la storia del Mido e del settore, le aziende che hanno partecipato a tutte e 50 le edizioni. In più ci sarà anche un intervento di Morace che ci parlerà di tutti gli aspetti sociologici in questi 50 anni di nostra storia. E poi ci sarà un evento unico, e qui un po' di aloni di mestiere dobbiamo certamente lasciarlo, in un luogo simbolo di italianità, okay, a Milano, nel Duomo. Quindi, è un luogo segretissimo nel Duomo? Nel Duomo, non sappiamo, dentro il Duomo. Ma dai! E questo si terrà il 28 sera. Fantastico. Ripeto, un evento che è stato pensato per celebrare da una parte la cultura, lo stile e il modo di fare italiano, ma dall'altra soprattutto per proiettarci nei prossimi 50 anni. Bene, 50 anni con la benedizione a questo punto. Possiamo dirlo. Ok. Scherzi a parte, sicuramente un'edizione particolare, perché è significativo anche come traguardo, no? Per una manifestazione che ha saputo ripensarsi, così come sono cambiati in questi 50 anni la società italiana, il mercato dell'ottica, il mondo, le comunicazioni, il ruolo stesso della fiera. Io più o meno ne ho fatte la metà per questioni anagrafiche, ma ho iniziato molto giovane e quindi anche in questi mesi, questo mese in cui sono state riproposte immagini delle passate edizioni, diciamo da un certo punto in poi mi ricordavo anche questi abbigliamenti, questi stand differenti, ed è stato molto, molto interessante. Senti, secondo te quale può essere la chiave di volta di questo cinquantenario? Cioè, cosa dobbiamo pensare? Siamo anche in un nuovo decennio, cioè è tutto un qualche cosa che da un lato ci fa pensare sì che è importante guardare indietro per dare continuità, ma dall'altro bisogna veramente proiettarsi non tanto in una rivoluzione quanto in un modo nuovo di pensare. Come ci stiamo arrivando? Allora, la ricetta segreta non esiste. Esiste il lavoro serio e professionale che la squadra di Mido fa 12 mesi all'anno, e credo che la questione più importante sia sempre quella di trovare la giusta formula per far sì che espositori e visitatori siano soddisfatti. È una costante ricerca, quindi la nostra squadra Mido deve essere sempre molto attenta a capire quali sono le offerte sul mercato e quelle che potrebbero essere le novità del, diciamo, anno successivo. Quindi molta ricerca, molta formazione, tu sai bene perché partecipi in maniera molto attiva al lavoro dell'Opti Club, quindi anche questo aspetto formativo e informativo è qualcosa che deve essere ulteriormente sviluppato, a cui dare profondità.
Dopodiché devo dirti che la capacità di Mido è quella comunque di attrarre l'intera industria, quindi le grandi multinazionali delle occhiellerie, le multinazionali delle lenti, le aziende d'avanguardia nel design delle montature, le materie prime, i macchinari, la produzione asiatica. Quindi per noi la cosa più importante è sempre ragionare e metterci in discussione ogni anno per poter essere attraenti verso gli espositori e di conseguenza anche verso i visitatori. Insomma, chi è presente e opera nel settore, nell'industria, mancare Mido è un delitto. Assolutamente d'accordo. C'era un'altra fiera importante storica qualche anno fa, fuori settore, che diceva chi non c'è non ci sarà, lo SMAU dei bei tempi, non so se lo ricordi, e credo che fosse che un tipo di idea che forse vale anche, anzi sicuramente vale anche per noi. Sì, se posso aggiungere una veloce battuta, una manifestazione, un evento come Mido deve essere un piacere partecipare, quindi non deve essere vissuta con la fatica della professione, ma in realtà con il piacere della professione, perché in normalmente i due giorni in cui uno partecipa alla manifestazione comunque sono tante le idee che possono venire fuori, che possono poi aiutare le nostre attività private. E il mondo e la nostra industria ruota intorno a una manifestazione come Mido, e essere lì significa essere attori di un settore. Perfetto, allora Giovanni, ci vediamo a Mido, anche quest'anno anche io ci sarò con i miei reportage e siamo tutti in attesa di questa nuova meraviglia. Noi saremo lì ad accoglierti con quella grande entusiasmo. Loro. Quindi quest'anno tutti gli outfit in oro? Golden Edition, sì, magari anche con qualche tocco anni 70, visto che siamo partiti nel 70. Ok, andiamo a rispolverare i pantaloni a zampa allora. A presto.